Tornando qua Raul, qua su Prince of Persia, che sapete tempo. Per ora continuo. Ho preso sotaggi dall'altra parte, da Save Game Pro, quello che è un quesito. Comunque, ho preso il sotaggio dopo la parte che mi ha bloccato, dopo il padre del principe e sono tornato lì. Mentre da salvataggio, non in quanto a... Perciò dopo il filmato appare, cioè sono parlato, non fatto comunque carica. Poi se mi blocco di nuovo, carico un altro punto salvataggio dall'altro profilo e si vede com'è il resto del gioco. Trucchi non ne ho attivati perché non riesco a farli funzionare, perciò speriamo bene. Ok. Per fare basta salvi e gioco, comunque basta per il coso l'altro salvataggio, salvi il manuale su un nuovo slot, lo salvi per venire e per venire a cartella, Fatto. copi La il prossima volta salvataggio riprenderò nuovo da qui. e lo incolli sul E nel profilo principale, non colli nel profilo principale, perciò ecco, senza semplice Portato via Mood. Direi di profilo sì. E se le creature di sabbia importato, fossero prendi, tornate, lo avvii, non lo faranno. fai un Non salto qui, almeno. nuovo e dopodiché Cosa prendi stai? e Sabbia. La prenderò dove so di trovarla. no, dimostra come fare, penso qualcuno non ha capito come fare. Comunque il file, prendi cosa deve fare il file, percorso file, profili, profiles, questo è quello attuale. Prendete il profilo che trovate online su Prince e create la zona dentro il gioco dove volete. Salvate su un file extra, su un altro file, prendete la cartella, ultima modifica, questo qua, CTRL-C, oppure tasto destro, copia, andate sul vostro profilo e CTRL-V oppure TAC, incolla. E poi rinominate il file e save 0 o ottenete un file in più, save 1, quello che è, oppure io ho messo save 0 tutto quanto. So, è fatto, il gioco ha due profili, uno con il file per con tutti i livelli sbloccati e l'altro per chi e l'altro per giocare normale. L'interruttore per aprirla è dall'altra parte. È un modo. Il bello del PC è questo, poter Stai lì! fregarsi in certe Ora cerco cose, un'altra entrata! se ne bloccò perché. Comunque, comunque quei missi blu vanno affrontati usando varie acrobazie e su muri, Ha con tal tentato di senso, rubarmi il pugnale. vai sul muro e Dopo che avevo stai salvato cosa, Vincent, sotto, mi avrebbe lasciato morire. sono confuso. Ed eccomi qui, a rischiare di nuovo la vita per lei. Ma Comunque. perché? Già, No, perché? adesso sono indietro. È giusto sbagliato questa volta. Sono confuso. Di là sono. Lì è dove sono entrato. Se devo cadermi sotto. Per un po'. Ah, ok. È giusto, giusto. Ok. Il gioco non è veramente un più, più che altro ha dei momenti un po' particolari, nel senso più che altro il problema è il fatto che i nemici appaiono dal nulla, pensi di averli, più che altro è che non hai tempo di poter, non hai, a me appena sai il tempo fare qualche cosa e già ti parte un
Ah, è una cosa, pensavo alzi quindi delle... Quindi con online dovete cambiare, dovete rimettere impostazioni comandi predefinite, che la persona che iniziava a domande strane, domande un po' particolari, insomma, la modo. Come vedete non è complicato questo spesso, anche per i nemici sono quasi impossibili da battere un po'. Questo sembra quasi che non fai danni. Quindi è solo che certi tipi di nemici hanno un hitbox particolare, perciò devi colpirmi qualche morto, il mostro mi pare. Muro è così. Però questo è un modo. Il problema è che certi nemici hanno un po' certi metodi non funzionano più. Cioè certi nemici non è bella perché infatti. E in più c'è il fatto che c'è meglio. Sto premendo il tasto per... Vedi quale prendo, poi... Anche se poi colpo la mossa per... Imparo, ma... Ok, adesso devo trovare l'acqua e salvare. Spero ci sia un altro enigma da qualche parte qua. Ma io sono un enigma, quindi qua salto di passare attraverso le cose, non è un problema. Il mio problema è che sono gli enigmi, quindi in quanto a roba particolare che serve la guida, comunque Fatto. serve, La prossima volta quindi se riprenderò non da sai qui. come affrontare si mette un po' più che altro la prima parte della boss fight contro il padre di sabbia del principe. Il problema più che altro è che fare alla ragazza è... uno fa poco danno e due ma prima è utile, insomma, nel senso. Io spero sia un punto per riprendere vita. Ok, meno male. Questo assurdo. Se non c'era. Tanto mangio. Non so perché non sia automatico.
il riempimento, ma mi preme più volte. La porta. Meccanismo là. Qualche po'. Eccoti. Questa volta cerchiamo di rimanere uniti, ok? Una cosa È che tutto così so per calmo là fuori. l'altra live barra Incredibile. video, Ma anche spero che nei bellissimo. remake Forse per te. rendano lei più utile, nel senso. Lei è più utile niente filmati, a fare filmati, sembra Certo già che nei sei filmati che fragile, sia, eh? che sia. Però diciamo nel senso, se la metti con arco e frecce, almeno fa in modo che quando le scocca faccia non dio tanti danni, che alla fine sono sempre frecce e capisco che il principe Che è quello posto che è fa più danni, questo? ok? Troviamo un Ma modo per almeno scendere giù. fa in modo che sia un po' più attiva, perché senza stare lì ferma e non. Le frecce spara a caso o se le frecce vanno sono attual senso uno adesso Non ci riesco! Rimani lì! A questa ci arrivo! Comunque, per chi non ha visto l'altro video, vi consiglio barra live, l'altro live, parte 1. Altra pazienza, mi scorre sempre il tasto e qua ci consiglio di provare tutti i Prince of Persia che potete, o addirittura tutti quanti. Li devo provare e non finire, cosa che sono diverse come cosa, comunque, Allora ti però. aspetto qui, Conto a intesi? provarli, un conto a finirli. Questamente il terzo, provo a cercare tutti perché so che un punto, cosa, la parte dei due fratelli col carro, qualcosa che mi ha fatto dare rage quit. Però ho finito, su canale YouTube trovate tutto quanto il gioco. Se trovate i filmati. Oh no, che di qua. Il tasto, sbagliare il tasto. Tutto bene? Ho sentito degli strani rumori. Niente danni permanenti, grazie. Ok. Ci riusciamo. Niente, se riuscite a fare funzionare un controller è molto meglio con C'è un un'altra leva controller. lì nell'angolo. Chiaramente Pensi di questo riuscire è ad left click arrivarci? quando. Oh, alzati! Ha detto aspetta devo andare in qualche modo devo saltare che devo fare. Io ho in mente di tutto, penso che devo fare la corsa sul muro. Sì, ok, infatti, non sei certo, nonostante che in genere, roba in genere significa che uno deve fare salti. Ce l'ho fatta! Ripeto, ve l'ho detto prima, qualche ora fa, l'altra live, Ora tocca a te! il fatto del palazzo ha questi strani meccanismi di difesa, nel senso, bene un gioco, ma questo è fatto dal punto di vista reale,
come sistema di difesa è molto particolare. È un po' più credibile da certo punto di vista il sequel, ovvero le sequel cronologico, sequel di uscita Ora tira la tua sono leva. Le sabbie del tempo, Spiro Guerriero e il terzo gioco, I Troni e poi Sabbie Dimenticate. Ordine cronologico, 2003, questo qua, poi 2010 che sarebbe Sabbie Dimenticate, poi 2-3 normali di uscita, 2-3 Guerriero e I Troni. Guerriero l'ho portato ieri. Lì mi ero bloccato, ma intanto ho smesso di giocare perché tornare a fare backtracking per attivare A questa ci arrivo. un puzzle per andare avanti, ciò che voglio. Comunque, ogni Prince of Persia Ora tocca a te. a quel momento in cui devi fare cose che non vuoi fare perché devi andare avanti o quant'altro. Specialmente è quello del 2008 che porto più avanti. POP 2008 non è male, il problema più che altro è che per andare avanti sei costretto a raccogliere dei finti collezionabili, nel senso che qua ci sono arrivato, Rimani lì. nel senso collezionabili sarebbero più che altro, cosa si chiamano, sono tipo questi oggetti lì. Le cose, comunque delle sfere da raccogliere per bonificare l'area, che come concetto non è male, però come esecuzione è un po' così. Io mi sono sbagliato tasto per... Ok, e sono quelli rossi, non è un problema, sempre lì se ne batte un po', però mi posso scavalcarli e Dio, ma non fa niente perché mi limito a chiamare il tasto di difesa, ma il tasto per... Vedi qual è la realmente. L'altro dovrebbe essere l'ultimo. No, non è l'ultimo. Dai. Oh, santo sei. E bello che lì ci sarebbe l'acqua per la vita, ma... Ok. Sali. Ma che il tempo è rallentato è molto che tanto fine. Nel senso, rallenti pure il principio, alla fine rallentare il tempo sempre un po'. Yeah.
è l'ultimo. Ok, l'ultimo. Ora posso salvare e tutto quanto. Più avanti, ora prima, comunque se un'altra stanza simile, però con gli insetti. Però con gli insetti, scusate. Così salvo. Sì, prudente. Giardini. Qua parte fine. Comunque i companion e vecchi so che era qualcosa di. Fatto. Vabbè, col tempo la prossima volta migliorato, da... dipende un po' da. Da gioco al gioco, tipo The Last of Us, Ellie nell'uno fa poco, nel 2, cioè, nel senso, diciamo, più che altro, nel senso, in base al gioco, i personaggi alleati sembrano, fanno più o meno, sono più o meno utili, cioè l'intralcio e quant'altro. Perché io come tasto questo non rende. Ok. Se non salva qua e mi parte un altro nemico. Che non sarebbe. L'ho preso. Uno e due. Salvo di nuovo per essere certo. Non devo riattivare. Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Per un attimo se... Per un attimo sto sopra la sabbia. Che non ho preso il... Vabbè, strano. Da strano, per i vecchi spesso rotolare è più veloce di correre. Non so che non ho mai capito, ma va bene. Su canale YouTube trovate il gioco con i Reseed. Sono tornati fuori ai giardini, qua c'è da combattere. Dove siamo? Questo era lo zoo del sultano. La passata è laggiù in fondo. Guarda l'altra parte. Ok, sono batte.
Ma quante sono queste cose? Cazzo. Aspetta, cosa qua? Ah. Io prendo il tasto per... Beh, purtroppo non c'è modo di annullare l'animazione. Guarda se sbaglio. Come l'ultimo? Sì, ok. Non sempre vedere il filmato e significa che è l'ultimo nemico a schermo, a volte lo fa perché è programmato che è fatto che dopo tot nemici deve fare cosa? Deve fare l'animazione, non so perché non riempia l'altra barra. Comunque salvataggio, meno male. A me mi sono perso che cazzo piace questa parte platforming, ovviamente quando sono ragionate, quando non sono troppo complicate da affrontare. Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Certe cose però, so come farle perché ho giocato le altre due, perciò so, sì. Senza quanto a scalata quant'altro. Sto giocando gli altri qua, vanno piano perché inizio. E c'è modo di fare queste rapicate, questi salti più veloci, ma io salto. Il prima volta non prende l'input e facciamo un batto, io lo sento. Ce l'hai fatta. Vieni. Uccelli. Come sarà? La nostra televisione a volte un po'. Non credo ok, siano sono nemici. Questi qua sono tagli questi. Nel 2 e nel 3. Nel 3 non ero, comunque nel 2 si è contrattato. Dove sto? Lei sa là, che stai facendo? Perché ho detto io spero nel remake lei è più utile. Io sono la spada, sta all'arco. Ma io, vabbè. Vabbè, sì. Guarda, un passaggio! Non posso andarci, posso... Eccomi, ora tiro la leva. Oh no, ok. Un altro passaggio. Vediamo dove porta. È finito. Che vuoi fare? Eccomi! Dove è passato? Il leggendario serraglio di Azad, l'orgoglio del sultano, una delle sette meraviglie del mondo. Da bambino avevo spesso sognato di vederlo con i miei occhi. Ora era un luogo di terrore, una rovina desolata, devastata dalle sabbie del tempo. A prendere a bere. Posso salvare
prima di fare brutte caruse. Io spero farmi da e apra la porta. Bene. Fatto. La prossima volta riprenderò da qui. Sarà attimo la porta, no? E lì fisso. Lì fermo, santo cielo. Ma una cosa ha fatto un mare. Prende, poi tornare a salvare per evitare di dover fare tutti i puzzle e quant'altro. No, ma per me... queste prospettive. Ho detto, se fa funzionare il controller, usa il controller, se ce la fa. Con il mouse a stella è fattivo, soltanto che... certi punti... richiede chiaramente un controller, chiaramente. Ok. E sta qua che non fa nulla, se installi. Tiro per caso, fatto senza camera. Cosa giusta. Beh, però vabbè. Ho sperato un riavvio. L'idea a volte di fare dei salti a fede senza sperare che quanto è possibile. Non ho fatto se cosa può essere il lei. Oh, ok, wow, piano. Cosa devo fare? Devo calarmi? No, non penso. Forse sì. A me sembra troppo alto. Ok, questo sì è naturale. Ok. Io tasto prospettiva spesso me ne scordo che c'è. Mi è sbagliato, ma per trattarsi. Guarda che bello il gioco. Se ha tempo, non so che dico. Avanti. Vai, salvo. La prossima volta riprenderò da qui.
Stai facendo? Mamma mia, piccia, siamo anche... Lo sento il suo così? Devo saltare. Questi umani sono qualcosa di atroce. I momenti sono... Ok. Grazie. Sì, grazie. Sto cavolo. Sei molto utile. Spero nel remake un tuo dillo sia più d'aiuto. Se hai creduto alla mia storia fino ad ora, forse mi crederai anche quando ti dirò che, avanzando tra le rovine illuminate dalla luna, cominciai a sentirmi stranamente attratto dalla ragazza al mio fianco. La mente mi diceva di diffidare di lei, dato che aveva buoni motivi per odiarmi, ma si era dimostrata una compagna leale. E, lo confesso, ero grato per la compagnia, a lei che era un uomo come me. Ecco perché c'è sta musica, ok? Sono botte. Cosa? Non ci arrivo! Magnifico. Ehi, non ci sono porte. Rimani su quell'interruttore a pressione, ok? Ora non ci arrivo di là. Non lo so. Potresti provare a strisciare dentro un passaggio. E che... Se posso, una cosa nel mezzo, comunque tra quei cosi e quelli e i cavuchi. Non ci sono lo stesso. Potresti provare a strisciare dentro un passaggio.
Una volta visto il film, puoi imitare. Dammi modi. Entrambi modi scatto. Non è così che è andata. Ora non ci arrivo di là! Non lo so! No, prendo e... a strisciare dentro un passaggio! Sto a fare un altro livello. Ah! E poi la prendete il tempo se non uno che tanto fine. Tanto nel tempo se non serve. Questo non è successo. Ora ci arrivo di là! Non è che rallenti il tempo per gli oggetti contatti come nel 2 e nel 3. Qua rallenti per i principi, perciò quindi rallentare il tempo serve fino a un certo punto. Avanti, muoviti. Manca porta, ma è indietro. E questo piazza non si trova a porta. Ora. La grata si sta abbassando. Presto! Sì, ma. Che strano. È come se avessi già vissuto questo momento. Ce l'hai fatta! Secondo spazio non salta ma rotola, perciò. Cioè nel senso che non c'è un modo per saltare, cioè se non ce n'è. Un punto, cos'è un solco? Saltare non lo fa. Aspetterò qui. Questa cos'è? Vedo che non... metto un po' come di... taglie. Non è questo, prima di preparare la parata di tirare fuori la spada. Come se ti è automatico, ma... mi soppresso soltanto quando il nemico è vicino, non... ok... mi sono sbagliato il tempismo, non sento troppo... un colpo. Devo... ok... spero gli uccellacci non mi spiaccia forse... perfetto... vai, vieni su. Non è il momento, quando voglio fare la prata. Appunto il tasto d'attacco di prata. Il tasto prata è lo stesso che c'è per questo muri. E si parla soltanto quando è quasi vicino. Io avanti!
Che però adesso parte, tanto c'è. Adesso è finito. Sì, vabbè, vabbè. Ok, adesso. Salto, se avanti, salto. Stasera c'è la Gamescom 2022. Vediamo cosa mostrano. Tra i giochi ci sarebbe Hogwarts Legacy e Gotham Knights e qualche altro gioco. Vediamo un po' cos'altro andrò a mostrare. Santa sessi tasti. Mi ha messo allora che cosa di fare. Ok. Ok, ho messo ora per sì. Santo, se non so. Vado a salvare. Santo c'è. Facciamo un colpo così. La prossima volta riprenderò da qui. Pizza avanti. Salta. Scarabei! Scarabei, intanto si spazza. Eri sei lì per tu e attaccato, non c'è stato qua. Mi sento sono quelli più complicati da battere, nel senso se quelli meno gli altri almeno poi fare mosse varie e per attaccare. Gioco non penso di finirlo, però ecco, devo portare avanti il gioco perché devo vedere l'altro gameplay con una parte del rage qui che penso a far fuori. Ok, qua. Ok, questa è l'altra parte della demo che c'era, non sbaglio. Comunque la demo aveva questa zona qua, se non sbaglio, come filmato, però la demo aveva i giardini, penso questa parte qua. Non so se riesco a farle a tirarne qua. Avanti, 1 e 2, sarebbe 7 reazzi. Yeah.
perché sei proprio inutile? Fatto dire a mia suocera, ma sei inutile. È lì, non fa nulla, dove è andato? Aiuto! Dai, aiuta sta cavolo, sei lì. Oh, che modo stesso. Personaggio inutile, veramente, santo se... Come si è perché un mare non finisce certi giochi? I bagni. Già di scocca realmente di una lentezza interminabile avanti. Attento! Vuoi venire qua? Vieni qua! Aiuto! Oh, qua quel paese veramente. Attento! Merda un'altra volta perché quella ci fa ammazzare. Non farlo. Ehi. Scusa. Ma scusa sta. Non è l'ultimo. C'è pure fuori mia, quanto pare lei se ti colpisce può farti male, quanto avvisa. Tu mi capisci, non è vero? La prossima volta riprenderò da qui. Sto bene. Lo so. Battimento. Oh, se mi sappiamo parole, non è possibile. Ma mi sappiamo un po' soltanto.
No, no, aspetta. Possiamo uscire. Devo fare in modo, devo prendere, fare qualcosa lì. Che strano. È come se avessi già vissuto questo. No, e adesso. Attento. Non fa. Devo stare sull'interruttore? No, è inutile. Stai lì, io torno indietro. Oh, dove stai, ragazza? Muoviti. Forse no, non dimmi se il tempo è scaduto, dimmi quello. Vuoi che me ne vada prima di aver finito la mia storia? Usa altro profilo, vado a vedere le altre missioni. Questo papa sembra interessante come nome di missione. Ok, però qui la mappa qua non c'è, quindi il 2 la mappa è mappa tra virgolette, no, ti mostro il cazzo dove sei. Ti aspetterò qui allora, ok? Almeno
Quello che mi sembra di aver visto è il mio rispetto. Troppo lungo il salto, oppure no? Che strano. È come se avessi già vissuto questo momento. Mi sia una scala qua. Non posso campionarmi. Forse di nuovo. Non capisco cosa deve fare. Che se non salta. Cioè non corre proprio neanche una volta all'altra, c'è un... Devo tornare indietro? Non... come si muove? Non devo sentire strano. Ok. Avanti. Adesso fallo scrollare da lì. Sembra bloccato. Vuoi che me ne vada prima di aver finito la mia storia? Un altro livello. Voglio fare adesso che fanno se qualche cortile alla sapienza sulle mura sopra cortile. Almeno mi mostra un po' come il
sono gli altri luoghi. Qua ci sono cose, sto pensando là, sono nemici là in alto, so sulla scala. Parati, sempre mi fa sorprano. Che cazzo è sto gravato? Dammi. Però qua sotto oppure no? Sto là sopra. E curarsi come quello. Aspettiamo un attimo. Vuoi che me ne vada prima di aver finito la mia storia? E metto altro, sono qui. Al punto di inizio del gioco, tanto che ora sono meccanismi vari. Vedo di trovare una via di fuga. Non riesco a sollevare la grata, ma ce n'è un'altra dalla parte opposta. Io la sera non la faccio. Un'altra tenerezza non la faccio. Mi spiace, ma salto per avanti in questo livello. Guarda, c'è il punto. Una prigione. Nel palazzo di mio padre ce n'era una simile. Non vi ero mai entrato. Ora mi trovavo lì, prigioniero, anelando una via di fuga. Ed ecco come principe, questo senso. Ci sarà un po' di cosa per curarsi. Cioè, faccio un pochettino per meglio se il caso di proseguire, se è troppo complicato. Comunque già non è male, bello, non si deve provarlo. Guarda, salvataggi già online, prendeteli, giocate e
da su e quanto all'inizio poi se vi bloccate andate al prossimo livello. Lo consiglio. Oh, santo cielo. Colpa mia, pensavo fosse risolto. Bella cosa, ottimo. Inizia il colpo mio. Inizia il coso fino in fondo e perché? Mi chiedo se niente, non importa, evito mare. Spero la sabbia. Ora perfetto. Avanti. Mi si sotto. Insomma, sono veramente non è possibile, ma sono andato troppo presto, però. Avanti. Oh. Aspettiamo senza motivo. Ok, se non batto un po' di salita non mi faccio combattere, se no non lo so neanche. Vai, spostati! Basta, cambio livello. Vuoi che me ne vada prima di aver finito la mia storia? Tanto mi interessa tanto vedere com'era il resto del gioco, dopo che non è mai finito. Si combatte o c'è un enigma? Cioè, quelli bianchi non fanno dal timer, però vabbè. Ah, aspetta, non so qui da fare il wargon orizzontale. Ci risiamo ancora con il tempo. Non posso essere più veloce così. Avanti. Non so se è più veloce con una viola. Ok. Sta portando un pelo. Ok, spostare il tutto verso di là. Ci sarà qualche cosa, qualche cosa. O nel pozzo, ma non penso fosse da. Vediamo un po'. Ah, ok, lì. Non c'è che cosa, veramente sì. Comunque a fine del gioco senza trovare trucchi funzionanti su PC con gradazioni, non so come avete fatto, ma sì, con un po' di perseveranza, perché i suoi PS2 erano qualcosa
Era qualcos'altro quanto ha di più alto. Ma il finale direi sfida. Non sta casa qua. Beh, l'assunzino, però penso che... O sono filmato o sono un po'... Vai. Infatti il principe si difende soltanto se... Non so se sono vicini a lui. Alzati! Aspetta a te! Ho sperato quasi metà vita. Perché? No, pazienza perché... Ancora ora penso che magari rimanga col gioco, magari diventa un po' più d'aiuto, invece no, neanche quello. Vieni con me, ti prego. Aspetta, no, penso sia tipo una sala che sfida un po' il rischio. Comunque il fatto che è più veloce Attenzione! a correre su muri Qualcosa! che Non è che dappertutto ci siano delle muoiono trappole! male. È stato facile. Fin troppo. Non è che dappertutto ci siano delle trappole, sai? No, un inglo non è possibile. Inglo, certo, mi ha deciso di farli quasi in modo particolare. Vabbè, passo, salto. Prossimo Vuoi che me ne livello. vada prima di aver finito la mia storia? In cui blu c'è da fare salire sul muro e quant'altro. Perfetto. Ultima missione. Altezza, per la vostra sicurezza vi consiglio la fuga. Mi occuperò io dell'intruso. Ma trudevate il mampacchi! No, perché... Ah, penso fosse... Le minion. Che stregoneria è questa? Smettila subito!
Mia signora, è venuto qui per rapirla. Voi non mi credete, vero? Ti tradirà! E succederà come avevo predetto. Oh, che fantasia! Non dimenticate che è un soldato persiano. Le mie non erano fandonie. È già successo. Cioè... succederà. I tuoi sforzi sono davvero pietosi. Ma trudevate i mampachi! Che sia portato davanti a mio padre. Giudicherà lui. Visir, ti ho ordinato di fermarti. Disobbedisci? Ora basta prendere ordini da un vecchio idiota e dalla sua figlia viziata. Da giovane tuo padre era un grande guerriero. O almeno così faceva credere al mondo. Peccato suo figlio non abbia preso da lui. Ripensandoci, forse padre e figlio sono molto simili. Si direbbe che condividano un debole... Pensavi davvero di potermi sconfiggere? Attento! Non vi affaticate! Ma trodevate i mampachi! Mi viene il boss, divertito. Sei uno che pensa sia un'altra parte. Senza così. E così è finita. Come reagirà il Marajà scoprendo che la sua unica figlia è stata uccisa dal figlio del suo nemico? Hai un ultimo messaggio da riferire alla principessa? Prima che la uccida, magari un messaggio d'amore. Sarei potuto diventare immortale. Allora è vero. Era lui il traditore. Prendilo. Riportalo nelle stanze del tesoro. Custodiscilo bene. Ti devo ringraziare. Ma perché hai inventato una storia tanto assurda? Mi credi così ingenua da credere a simili sciocchezze? Ho detto che ti sono grata. Ma tu pretendi troppo. È stata una storia tanto assurda. Mi credi così ingenua da credere a simili sciocchezze? Hai ragione. Era solo una storia. Aspetta. Non so neppure il tuo nome. Chiamami pure
Cacolukiam. D'accordo, tecnicamente ho finito, tra molte virgolette. Bene, ho visto me la gioco alla fine, perciò beh, sono soddisfatto. Non è andato come pensavo, anzi meglio di quello che pensavo in un certo senso, in quanto sono andato oltre dove ero bloccato nell'altra parte e ho mostrato la fine del gioco, perciò tutto sommato non male. Detto questo, ci vediamo al prossimo video barra live, che sarà sempre su Prince of Persia, o almeno uno dei altri Prince of Persia che mi rimangono qua, ovvero i due troni che trovate già sul canale YouTube, più che altro gli highlights quanto ho filmati, 2008 e 2010. Trovate su YouTube i troni e 2010 le sabbie dimenticate. Il primo gioco, questo attuale, trovate anche la versione resale sul canale e trovate sia qua su Twitch che in replica su YouTube e il secondo gioco è Spirito Guerriero, almeno per le prime due ore e qualche minuto, e poi vedo cosa fare, cioè sta andando alcune cose, poi vedo se portarle sul canale barra Twitch. Detto questo, alla prossima. Ciao!